Oggi abbiamo inaugurato il nuovo reparto di medicina con un modello organizzativo completamente diverso, rivisto dal professor Fenoglio, e per la prima volta ritorna tutto a Santa Croce. Questo anche perché il 1° ottobre partiranno i lavori di adeguamento antisismico del Carle. Oltre alla medicina, oggi è una giornata importantissima perché abbiamo inaugurato, ma sono già in funzione da luglio, e due macchinari molto importanti. Il secondo acceleratore lineare, gemello di quello che già avevamo. Il numero di pazienti trattati per acceleratore a Cuneo è il più alto in assoluto della regione. Oggi noi trattiamo oltre 650 pazienti per acceleratore. Quindi questo è un dato che ci deve riempire d'orgoglio, ma che è frutto del nostro sistema valoriale, del nostro saper fare squadra, del nostro saper lavorare tutti quanti orientati ad un obiettivo. Abbiamo anche inaugurato una nuova risonanza, 3 Tesla, il magnete più grande del sud Piemonte, un macchinario molto importante il cui acquisto è stato possibile, a differenza degli altri appena citati, grazie al contributo della Fondazione CRC. È una giornata che come cuneese non posso che vivere con piacere, dove ho visto l'eccellenza del lavoro della direzione e del personale medico di tutti i primari dell'ospedale Santa Croce. Io credo che l'ospedale Santa Croce, con i numeri che abbiamo visto, col sistema di squadra che si è andato a costruire, che il direttore Tranchida ha saputo fare, possa essere un esempio virtuoso per tutto il Piemonte, e quindi dobbiamo lavorare per camminare a fianco a questa eccezionale struttura della nostra regione. Sicuramente il direttore Tranchida ha trasmesso a tutti i suoi collaboratori, i direttori, i primari, i medici, a tutte le persone che lavorano nell'ospedale, questo entusiasmo e questa voglia di lavorare affinché l'ospedale diventi sempre più hub della provincia e sia sempre più a servizio del territorio.